Buongiorno a tutti, allora Giubbino da benzinaio di Sergio Tacchini, perché come sempre dobbiamo parlare di moto o di mauto, in questo caso di moto, Gran Premio d'Indonesia. Purtroppo quando ci sono tutte e due le gare, no, nella stesso weekend, io poi faccio confusione Anziché dire il Gran Premio di dico Gran Premio del Bahrain nelle moto invece delle macchine e il Gran Premio di Indonesia nelle macchine anziché nelle moto. E infatti sto rifacendo il video che l'avevo fatto tutto giusto, tutto perfetto, eccetera eccetera, però ho detto Gran Premio del Bahrain anziché Gran Premio di Indonesia. Invece la MotoGP ha un corso in Indonesia. Infatti stavo pensando, piove in Bahrain non è che piove spesso. C'è tutto bagnato il monsone lì. C'è il monsone in Indonesia, eccetera, eccetera. Bahrain è un po' più difficile che si metta a piovere: piove una volta all'anno, due volte all'anno. Non lo so, ma teoricamente. Comunque, ragazzoli, eh, subito notizia brutta, brutta, brutta. Weekend negativissimo per il povero Mar Marquez. Cade una volta nel cuno. Riprende la moto, risale sulla moto, sta per fare il giro per cercare di qualificarsi, prendere uno dei due primi posti, ricade un'altra volta e quindi parte quindicesimo in quinta fila. Non contento nel warm up, ricade un'altra volta, ma stavolta si fa malissimo perché la, la moto lo fa decollare, mi va quasi a tre metri di altezza, ricade pesantemente. Sul, sul, sul selciato sul terreno duro 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 quindi nonostante tutte le protezioni eccetera sbatte anche il capino quindi non è stato un bel vedere fortunatamente si è messo subito a quattro zampe quindi si vedeva che era ancora vivo meno male perché è stato un volo brutto 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 quindi per cui giustamente gli hanno detto è meglio che se ne stai è bello tranquillo schiscio e la gara la fai la prossima volta quindi per precauzione il buon Mar Marquez non, pre non ha preso parte al Gran Premio questa era la prima notiziuola adesso andiamo a vedere come è andato questo Gran Premio dell'Indonesia o di Indonesia che devo dir si voglia pronti via partenza dall'Ibidine di Quartararo ma da doppia Libini nel buon Morbidelli che tè, pronti via si trova subito in sesta posizione tra l'altro il buon Quartarano era partito bene eccetera eccetera, lì oh che bello sono primo così mi segna primo giro sono primo invece no, perché Olivera sul rettilineo del traguardo puff! lo batte, lo sorpassa ed è lui ad essere primo dopo il primo giro e quarta deve accontentarsi del secondo posto. Però mancano 19 giri, può succedere ancora di tutto. Comunque la classifica 19 giri dalla fine perché hanno accorciato il Gran Premio perché c'è tanta acqua. C'è veramente tanta acqua in pista. Non pioveva e eh, non pioveva, però era bello bagnato, bagnato, bagnato. E allora 20 giri anziché i canonici. Penso 26-28. Adesso non ho guardato, non sono stato a sindacare. Non è che mi interessa se ne devono fare 28 o 26, mi interessa quanti ne devono fare, se ne devono fare anche 10, dicevo a 9 giri invece no, sono 19 giri a 19 giri dalla fine, uno l'hanno fatto. Abbiamo Oliveira al primo posto, quarta Raro, secondo, Miller, e terzo, Rinse, quarto. Zarco è quinto, Morbidelli è sesto, il buon Martin è settimo, Mire è ottavo, Peccone è nono e Poole Spargaro è decimo. Quartararo è in crisi perché dopo essere stato sverniciato da Olivera viene sverniciato anche da Miller probabilmente il buon Quartalaro con questo terreno un po' bagnatello eccetera ha scommesso qualche errorino di troppo e quindi il buon Miller lo sorpassa e adesso punta decisamente Olivera e giustamente ne ho passato uno passo anche l'altro par condicio Miller si prende la prima posizione con la sua Ducatona ufficiale Lenovo Lenovo l'altra è Pramac loro sono Lenovo Lenovo come il mio computer a 17 giri dalla fine rinse Zarco in sandwich anche se un attimino sfalsato un sandwich sfalsato se mi passate il termine uno da una parte e uno dall'altra gli fanno quattro aroma ciao lo sorpassano sul rettilineo del traguardo Suzuki e educati hanno più potenza a me si sa della Yamaha che però è più prestazionale un pochettino più prestazionale non troppo nelle curvette, mancanza di un po' di potenza. Magari per il prossimo riescono a dargli un pochettino più di stimola a 16 giri. Alla fine il Bono Olivera svernicia Miller, svernicia Miller. E adesso proverà a scappare visto che rinse addirittura a poco più di due secondi al terzo posto. Quindi se il Bono Olivera riesce a staccare anche Miller, diciamo che ha la gara in tasca anche se mancano ancora tanti giri ahimè a 14 giri dalla fine c'è da segnalare il ritiro del bondovi e anche la caduta di martin subito dopo che passato morbidelli lo passa gli si pone davanti la moto gli va letteralmente passato gli va così e lui e la moto scivolano via allegramente Fortunatamente era davanti a Morbidelli che riesce tranquillamente a fare la sua, la sua curva senza essere preso dentro. Se fosse caduto mentre stava facendo il sorpasso, faceva filotto e mandava a spasso anche il Morbido. La classifica, 10 giri dalla fine, vede Olivera che vola, volare con due secondi e 8 su Miller. Olivera primo Miller seconda 2-8, che a sua volta ha un vantaggio di 1,5 e mezzo su Rins. Quindi Zarco Quartarò Mirr. Mirr Morbidelli, sempre settimo, Luca Marini ottavo, Binder Nono e Bagnaia decimo, sempre a 10 giri dalla fine da segnalare. Zarco che passa a ed e adesso va a caccia dell'altra Ducati di Miller. Mentre Olivera ormai è in tasca la vittoria visto che ha già 3 secondi e 6 di vantaggio sul secondo. Eh, bravo, Olivera, che zitto, zitto, cacchio, cacchio. A 8 giri dalla fine, Quarta la row passa Rins, ma sarà bagare e sfida fino alla fine della gara, visto che sono vicini e vicini. E attenzione anche a Zarco che si sta avvicinando. A sei giri dalla fine sfida aperta tra Miller e Zarco, ma in questo modo hanno permesso a Quartararo di unirsi alla simpatica compagnia in lotta per il podio e intanto Olivera, zitto zitto, cacchio cacchio, li ringrazia e punta ad arrivare ai 5 secondi di vantaggio. A sei giri dalla fine Quartararo passa a Zarco che però a sua volta lo ripassa e al che Quartararo li fa? Ah, mi è ripassato e allora ti ripasso un'altra volta anch'io e mi tengo la terza posizione. E tu pussi via dietro e zitto. E intanto il buon Quartararo, dopo aver messo a cuccia il buon Zarco, decide e adesso vado a prendere il secondo posto di Miller. Eh, e tanto ce l'ho lì a un tiro di schioppo, anzi meno. Eh, a 5 giri dalla fine infatti il quarto passa anche Miller, ma per il primo posto è tardi perché Oliveira ha già 4 secondi e 7 di vantaggio e solo lui ahimè può perdere questa gara, quindi a meno che non fa qualche puttanata gigantesca tipo scivolare dovrebbe tranquillamente mettersi in tasca la vittoria per lui e la KTM. A quattro giri dalla fine Zarco passa Miller dopo averlo affiancato e sfruttando la potenza della sua prama che rispetta la moto ufficiale, signori miei, la prama che mi batte la lemon, e tanta roba. Sfida tra le due scuderie e eh, l'ha vinta Zarco. E attenzione a Quartalaro che sta recuperando, ma è dura, è dura arrivare a... A raggiungere il buono Olivera da segnalare a un giro dalla fine una super bagarre tra il Binder. Spero di averlo detto giusto. Non mi ricordo se era Darryl, Darren, comunque il fratellone di Brad Binder, Alexe Spargaro, Brad Binder, Bastianini e Paul Spargarò, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo, sono tutti lì in fila indiana in serpentone. Che provano a sorpassarsi a vicenda. Alla fine la classifica finale vede Oliveira, primo, Quarta secondo, Zarco, terzo, il Bon Miller, è quarto, Rinse, quinto, Mire, è sesto, il Bon Morbide, settimo, Brad Binder, è ottavo, Aleis Espargarò, e nono. Darwin Binder, fratellone di Brad Binder, è decimo e il Buon Bastianini si deve accontentare del dodicesimo posto e quindi non riesce a mantenere la testa della classifica della MotoGP. Ma siamo solo all'inizio, siamo solo alla seconda gara. Da qua fino a ottobre ci sarà da divertirsi. Se ogni volta vince uno diverso, ci si diverte ancora di più. Scusate, diverte, diverte. E niente. Io vi saluto, vi ringrazio nella giornata di martedì farò anche la formula 1 ci saranno forse delle novità ma non vi aggiungo nulla nella giornata di martedì se riesco faccio anche una almeno una delle gare di sci che dobbiamo recuperare così piano piano sta settimana vedo di farle tutte poi avrò inter live e poi la sera pocherino con gli amici eccetera eccetera ma poi nella nottata vi farò ancora qualche altro video di sci perché intenzione. è questa settimana di finire tutto tra martedì mercoledì e giovedì parleremo di nazionale di queste due sfide difficilissime difficilissime con la macedonia è un allenamento mi auguro mi auguro perché veramente se usciamo con la macedonia siamo messi malissimo Col Portogallo sarà dura, durissima, la vedo male e già mi viene in mente quella situazione: mondiale 82, europeo 84. Vincemmo il mondiale, non andammo all'europeo. Stavolta abbiamo vinto l'europeo. Toccatina di Maroni, non potete vederlo, ma toccatina di Maroni. E poi succede quello che deve succedere. So che qualcuno. Sarebbe contento se non si andasse ai mondiali. A me girerebbero i testi. Detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao.